quando le nostre difficoltà sembrano buttarci a terra, facciamo una grande fatica a risollevarci. Ecco che allora raffigurarsi come un corpo che emerge dalle acque, dal fango grondante, spiega molto bene questa dimensione personale che si percepisce con tutta la fatica di potersi liberare da ciò che sembrerebbe quasi riassorbire, tirare giù come in sabbie mobili. Ma la grinta nel corpo e lo slancio ad emergere dalla terra fa intravedere al suo autore la speranza che il messaggio in sé gli trasmette, in sé gli manda, di potersi veramente e finalmente liberare da tutte queste zavorre e tornare a vivere la propria vita. Un po' un momento di separazione tra un vecchio sé e un nuovo sé. Allora, partito dicendo, bene, adesso faccio delle belle gambe, poi faccio il busto, poi faccio quello e le gambe sprofondavano, ho detto ok, io devo camminare nella melma e devo venire fuori dalla melma. Per cui ho pensato comunque a una figura molto in movimento, cioè nel senso è un po' che rappresenta proprio questo sforzo di uscita, cioè un tentativo di uscire con la mia bella forma, la mia struttura fuori da questa cosa che potrebbe essere anche l'acqua dei Caraibi, non per forza una melma. Però comunque più che un'assenza di gambe ho percepito proprio le gambe sprofondare in qualcosa, per cui come sensazione è stata quella. E allo stesso tempo una forte volontà di esserci, cioè nelle mie forme. L'esperimento è molto interessante perché ovviamente non mi sono lasciato troppo. Cercavo le proporzioni, ho cercato di accennare il viso, e allo stesso tempo il limite della materia che non mi permetteva di fare queste gambe l'ho sfruttata proprio per ascoltare questa cosa che in effetti probabilmente mi appartiene molto, cioè nel senso proprio questa mia cosa di uscire da qualcosa che forse era la vecchia versione di me, e mi pare. Mi autoconsolo, mi pare che ci sto riuscendo, per cui. E basta. Anche qua c'è, no? Questo lavoro verticale, questa base enorme, sono elementi che abbiamo incontrato, quindi un elemento razionale. Sviluppo verticale, controllo, radicamento, quindi poggiare saldamente i piedi, sprofondarci dentro, per essere sicuri di non perdere quel contatto, insomma. Restando tuttavia rigidi, perché è un'immagine rigida, è un'immagine verticale, è un'immagine che è periscopica, no? Il periscopio è lì, controlla tutto quello che sta intorno e che di un elemento ricorrente. Tanto che si sviluppa in maniera quasi affusolata dalla testa in poi e poi pian piano è come se andasse a diramarsi, un po' a tentacoli, a mettere proprio radici, proprio, insomma, sembra proprio una ramificazione proprio a radice. Che parte perché questo che doveva essere l'accenno del ginocchio era piegato, per cui c'era questo doveva essere l'accenno della coscia che Ma il scendeva. ginocchio piegato si vede in entrambe le gambe, secondo me. Ha un bel profilo. Il viso è espressivo, una persona che si rialza. Sì, non è qualcosa che sprofonda, è più qualcosa che si rialza. Sembra una persona che cerca di rialzarsi. Sembra quasi una prospettiva di un cavaliere con alcune spigoli che ha. Non fango, a me sembra seduto in una sedia di un cavallo, per dirti, da questa prospettiva, quindi molto forte.